Ciao! Oggi voglio realizzare con te degli spaventosi biscotti di Halloween con il soggetto, il personaggio di Scream, e utilizzeremo la tecnica a impressione nel cacao. Quindi, per prima cosa, avremo bisogno ovviamente di pasta frolla, ovviamente dei nostri cutter e di cacao amaro in polvere. Io l'ho messo su un foglio di carta da forno e quindi per prima cosa prenderò il nostro timbro e andrò a immergerlo completamente nel cacao in questo modo. Dopodiché, con un coltello, il mattarello, qualsiasi cosa, picchiettiamo per eliminare l'eccesso. Andiamo ad appoggiare il timbro sulla pasta frolla in questo modo. Non dobbiamo schiacciare forte, dobbiamo soltanto assicurarci che tutto il timbro sia a contatto con la pasta frolla. Per fare questo possiamo prendere il mattarello e molto dolcemente passarlo lungo tutto il timbro, ok? Senza fare alcuna pressione. Benissimo, una volta fatto questo andiamo ad appoggiare il cutter sul timbro, schiacciamo, eliminiamo il timbro, eccolo qua, e con il mattarello finiamo di coppare la pasta frolla in questo modo. Eliminiamo il cutter, la pasta frolla in eccesso, delicatamente facciamo scendere la pasta frolla dal cutter e ecco che il nostro biscotto è cotto, è pronto. A questo punto metteremo il biscotto in frigorifero per circa mezz'ora, 40 minuti. Nel frattempo accenderemo il forno a 165 gradi e una volta che il forno sarà caldo passeremo il biscotto direttamente dal frigorifero al forno e cuoceremo per circa 18 minuti. Ovviamente ogni forno è diverso, quindi fai delle prove con il tuo forno. Io ho già preparato un biscotto cotto per farti vedere l'effetto finale e l'effetto è veramente spaventosissimo. Trovi i nostri cutter sul nostro sito www.stampiperbiscotti.it. Se vuoi un cutter personalizzato, scrivici, saremo molto felici di realizzarlo per te. Grazie per essere stata con me, al prossimo biscotto!